Si sta valutando la situazione a Trafiume di Cannobbio, dove ieri sera si è verificato uno smottamento, una massa di fango che ha messo in pericolo delle abitazioni. Per questo il sindaco Gian Domenico Albertella ha deciso di evacuare due famiglie. La situazione viene monitorata e nelle prossime ore si valuterà il da farsi. Intanto il lago ha continuato a crescere nella notte, raggiungendo i livelli di giovedì e forse anche superandoli di qualche centimetro. Non si è però dovuta verificare la necessità di chiudere la statale 34 tra Verbania e Giffa alla Canottieri. Al momento la situazione è sotto controllo, decine di chiamate ancora ai vigili del fuoco per allagamenti e altre situazioni connesse appunto alle forti piogge, però nessuna grave emergenza. Il lago a Pallanza è alto come non lo si vedeva da anni, tanti turisti che questa mattina, approfittando appunto della domenica e del cielo più sereno, si sono fermati a fotografare e osservare incuriositi la situazione.